Ciao a tutti ragazzi, sono Ara e benvenuti ad un ennesimo unboxing casual riguardante sempre la serie Silver Collection della Preziosi Collection dei Cavalieri dello Zodiaco. Ebbene sì, ormai mi sono messo in testa di completare la collezione dato che questi pacchetti mi costano solo un euro, perché no? Andiamo subito ad aprire il primo pacchetto insieme. Come al solito, vi faccio prima vedere le figurine così vi tengo sulle spine. Andiamo ad aprire il primo pacchetto, eccoci qua, senza rovinare magari le figurine che sono molto ma molto fighe, se avete visto gli episodi precedenti. Questo pezzo credo di averne già altri due, comunque scorriamoli un po' velocemente. Mi sa che ho trovato un bel po' di doppioni in questo pacchetto. Andiamo ad aprire il secondo. Questo rumore maledetto di sottofondo, i maledetti lavori, comunque lasciamo perdere. Ecco qua, Pegasus, Sirio, Cavaliere Sconosciuto, Cancer, Emu e Ioria. Bene, ora possiamo procedere a vedere cosa ci riserva il nostro pacchetto. Spero che non sia un doppione. Ho provato a tastare un po', però è un po' difficile scoprirlo. E invece c'è un altro doppione, maledizione. Un altro Fans, che per carità è uno dei migliori. Vabbè, adesso lo apriamo. Comunque, perché lasciarlo chiuso nella sua bustina? Eccoci qua. Ecco qua, vedete il nostro Phoenix. Magari lo confronterò con quello che ho già trovato per vedere qual è il migliore. Comunque, devo dire che questo secondo me è la mia miniatura preferita, pur non essendo il mio cavaliere preferito, almeno per quelle che ho trovato per adesso. Andiamo a vedere subito cosa si riserva il secondo pacchetto. La telecamera sta perdendo un po' di colpo, ok, ha messo a fuoco. Andiamo a vedere. Apriamo velocemente i soliti due pacchetti di figurine. Comunque ragazzi, io lo ripeto, per un euro due pacchetti di figurine, una miniatura di circa 7 cm è davvero un prezzo fantastico. Questo ovviamente è dato dal fatto che la serie è un po' datata. Qui abbiamo una parte inferiore di Andromeda, non sono riuscito a completare nemmeno uno di questa parte superiore e inferiore, maledizione. Un altro Andromeda, Pegasus nero, eccetera, e no, un'altra parte uguale a quella che avevo trovato prima. Comunque, andiamo a vedere l'altro pacchetto. Non vedo l'ora di vedere che miniatura troverò anch'io, quindi mi tengo sulle spine anch'io, oltre che tenere sulle spine voi. Ah beh, una bella immagine molto Gaia di Andromeda e Crystal, tre cavalieri, maledetti lavori in corso, ed eccoci qua. Andiamo subito a vedere che miniatura troveremo in questo pacchetto. Spero che non sia l'ennesima doppione, se no questo video sarà un flop totale. E invece non è l'ennesimo doppione. Sembrava Crystal, ma invece non è Crystal. E questo cavaliere io non ho idea di chi sia, sinceramente. Andiamo a controllare un attimo nella checklist, ora che lo riesco a sbustare. Vediamo un po', ecco, dovrebbe essere questo qui, cioè Argor, magari mette a fuoco, ok. Andiamola a vedere nei dettagli, e finalmente ho trovato una figure che non è un doppione, quindi siamo un passo più vicini al completamento della collezione, sono 8 miniature. Andiamola a vedere, sinceramente a prima vista sembrava proprio Crystal, perché anche è biondo, però invece no. L'armatura è decisamente diversa e devo dire che è molto ma molto figo. Ah, quindi deduco che questo sia il cavaliere di Medusa, non me lo ricordavo per niente, perché questo è lo scudo con Medusa. Davvero molto ma molto ben dettagliato, questo da filo da torcere a Phoenix come bellezza, molto ma molto figo. Beh ragazzi, il bottino di oggi sono questi due cavalieri, cioè Argor, se non sbaglio, mi sono già scordato, e Phoenix. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa collezione, lasciate un mi piace ovviamente se vi è piaciuto e anche il commento. Se volete vedere gli episodi precedenti vi lascio il link in descrizione e anche adesso sullo schermo. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao da Ara e collezionate sempre!